Kate, duchessa di Cambridge, trascorrerà il suo compleanno con la sua famiglia e gli amici più cari, secondo gli esperti reali. Ma dove trascorrerà la duchessa il suo 40esimo? La duchessa di Cambridge celebrerà domenica il suo 40esimo compleanno. Ma nonostante sia una delle donne più famose al mondo, Kate dovrebbe avere feste tranquille a casa con la sua giovane famiglia e i suoi amici. L'esperta reale Kate Nicole ha detto che la duchessa avrà celebrazioni ridotte a causa della diffusione della variante Omicron, ha detto, si parlava di una grande festa che apparentemente è stata ridimensionata a causa del Covid e delle restrizioni. Ma sospetto che Kate sia probabilmente più felice di avere qualcosa di un po' più discreto. Immagino che una celebrazione più piccola della famiglia e degli amici sia probabilmente esattamente il modo in cui sceglierebbe di festeggiare il suo compleanno. Finché starà con i suoi figli, suo marito e, molto probabilmente, la sua famiglia, penso che sarà molto felice. Dove trascorrerà il suo 40esimo compleanno Kate? Non si sa dove il duca e la duchessa di Cambridge e i loro tre figli trascorreranno il suo 40esimo compleanno, ma è molto probabile che si trovi nella loro casa londinese, Kensington Palace. Questo perché due dei loro tre figli, il principe George e la principessa Charlotte, sono attualmente a scuola a Londra. Tuttavia, storicamente Kate ha trascorso il suo compleanno in campagna. L'anno scorso, i Cambridge hanno celebrato il 39esimo compleanno di Kate durante il lockdown, quando vivevano nella loro casa di campagna Hammer Hall, nel Norfolk. Per le sobrie feste di compleanno, la duchessa sarebbe stata invitata a un tea party dalla sua famiglia. In un messaggio di ringraziamento ai fan per i loro gentili auguri, l'account Instagram del duca e della duchessa di Cambridge ha detto in quel momento, grazie per i tuoi gentili auguri per il compleanno della duchessa, i compleanni sono stati molto diversi negli ultimi mesi e i nostri pensieri continuano a essere rivolti a tutti coloro che lavorano in prima linea in questo momento estremamente difficile.